Qual è il tuo frutto preferito? Boh. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A. Prima di cominciare faccio una premessa. Mi è arrivato il nuovo microfono, mi è arrivato il PCM 5100, che appunto dovrebbe essere il microfono che uso per i vlog. Però siccome non ci ho ancora smanettato e non so bene quali settaggi usare con Adobe Audition, ho deciso ancora per questa volta di mantenere il microfono della Reflex, ma dalla prossima volta vi garantisco che ci sarà l'audio del nuovo microfono, che l'ho già provato, è una bomba, però devo ancora impratichirmi sulla configurazione migliore da usare con Adobe Audition, quindi non lo uso ancora per i video e tra poco arriverà anche la recensione del microfono stesso. Detto questo, partiamo con le domande. Ciao, ti volevo chiedere, l'anno scorso quando avevo iOS 6.1.3 sul mio iPhone 4 gli avevo fatto il jailbreak Tethered di Resno, però non ho salvato gli SHSH sul PC. Ho letto che da iOS 6 fino alla 6.1.2 erano andati persi, il JB l'ho fatto verso luglio, si saranno salvati gli SHSH sul server di Sauric. Allora, lo puoi scoprire in modo molto semplice collegando il tuo iPhone 4 al computer, dopodiché apri l'applicazione Tiny Umbrella, vai nella sezione Advanced e devi spuntare la voce Request SHSH from Cydia. Una volta spuntata quella voce, clicchi su Save SHSH e se nel log di SHSH salvati ti spunta quello del 6.1.3, significa non solo che era stato caricato sul suo server, ma che te l'ha anche scaricato, quindi hai il certificato. Ciao Black, ho acquistato qualche giorno fa un iPhone 5S, potresti spiegarmi come caricare correttamente la batteria per evitare che si rompa, come è successo al mio vecchio iPhone 4S? Grazie in anticipo, sei un grande. Allora, innanzitutto grazie a te per i complimenti. Come caricare correttamente la batteria? Diciamo che non c'è un manuale, io ti posso solo dare dei consigli. Innanzitutto il consiglio della ricarica completa, questo è un consiglio che do a tutti. Praticamente una batteria, per non essere rovinata, va caricata completamente almeno una volta al mese. Cosa significa caricata correttamente? Significa che una volta al mese, non di più, una volta al mese dovrete farla scaricare completamente, quindi fare spegnere il telefono per batteria scarica e successivamente farla ricaricare fino ad arrivare al 100% senza toccare il telefono. Questa operazione va fatta una volta al mese e può aiutare a non far deteriorare la batteria, però ti dico che tutte le batterie hanno un loro ciclo di vita. Dopo qualche anno, dopo 3-4 anni, è inevitabile che la batteria dia segni di cedimento. Quindi anche la batteria del tuo iPhone 5S è destinata a morire, non c'è una guida per farla durare in eterno. Io ti posso dare solo questo consiglio della ricarica completa. Ciao, ho un iPad mini 16 GB con iOS 7.1.1. L'iPad è quasi vuoto, ma l'altro giorno mi ha dato memoria piena. La memoria altro occupa troppo. Come faccio ad azzerarla? Rispondi per favore. Allora, questo è un bel dilemma. Di solito la memoria altro si riempie nei dispositivi col jailbreak, non con i dispositivi senza jailbreak. Guarda, io ti posso consigliare due cose. La prima è usare Phone Clean. Phone Clean è un'applicazione che è fatta apposta per togliere tutti i file di grosse dimensioni che non servono, file di sistema, file temporanei, dal dispositivo. Non ho fatto un video a riguardo, però ti linko il video del fidatissimo Mr. Leopold, un canale che vi consiglio di andare a visitare e che invece lui ha fatto appunto un video su questa applicazione. Quindi guardati il suo video e usa questa applicazione, che dovrebbe risolvere la situazione. Se invece non te la risolve, nel senso la memoria altro continua a essere troppa, fai un ripristino completo dell'iPad e vedi che si azzera tutto. Lo fai tramite iTunes, basta collegare il tuo iPad al computer, aprire iTunes e cliccare sul bottone ripristina e cancellerà tutti i dati, perderai tutti i dati, però almeno avrai un iPad nuovo. Però ti consiglio prima di provare con Phone Clean e guardare il video di Mr. Leopold. Che ne pensi del nuovo HTC One M8? Paragonalo a Galaxy S5 e iPhone 5S. In quali aspetti è migliore l'HTC e in quali migliore uno degli altri due smartphone? Grazie, rispondi. Allora, io ti dico subito che ho fatto una scemata a prendere il Galaxy S5. Se potessi tornare indietro, al posto di Galaxy S5 avrei preso appunto un HTC One M8. Non l'ho ancora provato, Dio, sì, l'ho provato, ma per pochissimo tempo. Devo assolutamente provarlo. Che dire, dopo l'iPhone, il mio telefono preferito è assolutamente l'HTC One M8. Intanto per i materiali e poi anche per il software, la Sense mi sembra più stabile rispetto alla Touchwiz di Samsung, eccetera. Però la Sense non mi piace molto come organizzazione. Infatti, se mai dovessi prendere un HTC One M8, e non lo prenderò per vari motivi anche di prezzo,
perché non posso permettermi un altro top di gamma, però se mai dovessi prendere un M8 lo prenderei quello in Google Edition e non quello con la Sense, perché la Sense non mi ha mai convinto. Comunque, ti ho detto, M8 è il mio secondo telefono preferito dopo iPhone. Ciao Black Geek, innanzitutto complimenti per il canale. Ti volevo chiedere se, visto che devo prendere un nuovo PC gaming, era meglio assemblare oppure un iMac 21,5 pollici con Windows 8 come secondo OS. Quale mi consiglia? Un budget di 1250 euro? Grazie. Assolutamente non prendere l'iMac. L'iMac e gaming, ragazzi, il mondo Apple e il mondo gaming non vanno d'accordo. Nel mondo gaming, tu con quei 1250 euro ti puoi fare un PC assemblato che è 4 volte più performante in gaming rispetto a un iMac. Ragazzi, se siete nel mondo gaming, gli stessi soldi che spendete per un Mac, vi assemblate un PC da gaming veramente con i contro attributi. Quindi mi raccomando, questi 1200 euro spendili in un PC assemblato gaming e vedi che giochi 4-5 volte meglio rispetto a come potresti giocare su un iMac. I Mac, ragazzi, non sono fatti per il gaming. Secondo te iOS 8 comprometterà la velocità di iPhone 4S? Questa è una bella domanda, interessante, sicuramente me l'avrai fatta perché hai risaputo che iOS 7 ha praticamente ucciso, ha rallentato moltissimo l'iPhone 4. Tuttavia io non credo che iOS 8 avrà lo stesso effetto su iPhone 4S. Sì, forse lo rallenterà di un pochino, però mentre da iOS 6 e da iOS 7 c'era più che altro un cambiamento grafico, la grafica era più pesante, insomma le sfumature, gli sfondi parallasse, eccetera, era la grafica che appesantiva, quindi è normale che l'iPhone 4 prima si vedeva fronteggiare una grafica a cui era abituato, diciamo quella di iOS 6, e poi invece viene appesantito con grafica appunto più pesante e veniva rallentato. Però, visto e considerato che la grafica di iOS 8 è identica a quella di iOS 7, io non credo che iOS 8 rallenterà molto iPhone 4S. Sì, ci sarà qualche secondo di differenza, però sicuramente non avrà lo stesso effetto che ha avuto iOS 7 con l'iPhone 4. Ciao Andrea, complimenti per il video. Cosa diresti a Steve Jobs? Torna tra noi, Apple ha bisogno di te. Più ora che mai. Già. Ciao Henry, chi è il tuo idolo nel mondo hacking e perché? Il mio è Geoht. Allora, sì, Geoht, vabbè, ho una stima immensa per Geoht, però Geoht, diciamo, adesso non lo vedo più come un hacker. Cioè, sì, è un hacker, però lui ha intrapreso un'altra strada. Ti dirò che adesso il mio idolo nel mondo hacking è I Hate Snow. Perché I Hate Snow? Perché è uno dei pochi, insieme a YNOSM. Io premetto che ho parlato sia con I Hate Snow, sia che con YNOSM. Però I Hate Snow è quello che aiuta di più, cioè è quello più aperto nei confronti del giovane emergente che vuole capirci qualcosa nell'hacking di iOS. Anche YNOSM mi ha dato qualche consiglio, qualche suggerimento, però I Hate Snow si è dimostrato proprio amichevole, un amico quasi, quindi grande I Hate Snow. Ciao, un iPhone 4, cosa posso fare per restare al passo con iOS 8 con un budget di 300-350 euro? Escluderei a priori iPhone 4S, cosa mi consiglieresti se sei un grande? Allora, innanzitutto grazie per i complimenti. Allora, se escludi iPhone 4S con 300-350 euro, sicuramente non ci esce un iPhone 5. Forse se vendi il tuo iPhone 4, lo vendi sui 150 euro, li sommi ai 350, 500 euro, sì, con 500 euro dovresti riuscire a prendere un iPhone 5. L'iPhone 5 non è più in commercio, però lo trovi più o meno nei negozi di elettronica, quindi io ti consiglio di vendere il tuo iPhone 4 più o meno a quella cifra lì e prendere un iPhone 5. Purtroppo non hai molte alternative. Oppure potresti prendere un iPad mini, cioè ti tieni l'iPhone 4 come telefono e ti prendi un iPad mini Retina con iOS 8. Anche questa può essere un'alternativa. Sono sviluppatore ma non ho registrato il mio iPhone. Ho installato iOS 8 beta e ora il mio iPhone si è bloccato perché mi dice che il dispositivo non è registrato. Mi puoi far vedere come si fa, per favore? In bocca al lupo per gli esami. Allora, gli esami li ho già fatti, sono andati bene. Me l'avete chiesto tutti, sono andati bene. Ovviamente non basta avere un account sviluppatore. Dopo che ti hanno attivato l'account devi registrare il tuo UDD sul tuo account. Per farlo è semplicissimo, devi andare sul link developer.apple.com e accedi con il tuo ID Apple da sviluppatore. Poi nella parte destra devi cliccare su profili e certificati. Successivamente devi andare su devices, nella scheda devices, premi il simbolo più e incolli il tuo UDD e successivamente dai conferma con la registrazione. L'UDD verrà registrato. Ti consiglio di usare Safari come browser perché altri browser potrebbero non funzionare, potrebbero bloccarsi durante la registrazione dell'UDD. Se non sai come prendere l'UDD del tuo dispositivo è molto semplice, basta che lo colleghi ad iTunes,
successivamente vai nella scheda del tuo dispositivo, clicchi sul numero di serie e una volta cliccato il numero di serie viene rimpiazzato dall'UDD. Ciao, volevo chiederti, secondo te quanti iOS riceverà in futuro iPhone 5S? Dunque, facciamo due conti, iPhone 5S è uscito con iOS 7, 8, 8 emette in pensione l'iPhone 4, 9 mette in pensione l'iPhone 4S, 10 mette in pensione l'iPhone 5, 4 riceverà fino ad iOS 10 in teoria, sì, fino ad iOS 10, se Apple non cambia qualcosa. Wow, sarò curioso di vedere l'iPhone 5S che adesso è considerato un colosso di velocità con iOS 10. Fantascienza. Ciao Black, ti volevo chiedere cosa pensano i tuoi genitori quando registri. Lo sanno? Sicuramente lo sanno. E cosa pensano quando registrano? Niente, mi lasciano fare. Sono contenti di questa mia passione, non mi frenano assolutamente, di questo li ringrazio. Però quando, per dire, di notte li sento che guardano i miei video, non so, la sera si mettono lì con l'iPad e guardano i miei video, io sono qua in camera mia che faccio l'indifferente, ma in realtà voglio che il tempo passi in fretta, perché boh, quando guardano i miei video mi sento molto osservato, appunto. Ciao Black, volevo chiederti se farei bene a comprare un iMac adesso. PS, grande, continua così. Allora, innanzitutto, grazie. Allora, faresti bene a comprare un iMac adesso? Mi ricordo che un altro utente mi ha fatto una domanda molto simile, però anziché l'iMac c'era il MacBook, cioè mi aveva chiesto, farei bene a prendere un MacBook adesso? Quindi rispondo a entrambi, perché tanto la risposta è identica. Sì e no, nel senso, noi non sappiamo se a ottobre, insieme all'iPhone 6, Apple presenterà anche dei nuovi iMac oppure dei nuovi MacBook. Quindi se non li presenta, allora fai bene a prenderlo ora. Però se invece li presenta, ti sei perso un'occasione, perché sarebbe bastato aspettare 3 mesi che passano in fretta, l'estate, e ti prendi il nuovo modello, magari anche a un prezzo inferiore, perché ogni tanto Apple abbassa i prezzi dei nuovi modelli. Quindi se proprio non è urgente, io ti consiglio di aspettare. Tu aspetta, al limite se esce lo prendi, se non esce dici vabbè, ho perso 3 mesi. Io consiglio entrambi di aspettare, soprattutto se dovesse uscire l'iMac col display Retina, allora lì sì, ti conviene aspettare. Ciao, non ho capito cos'è il Mac Mini, potresti spiegarlo? Aspetta un attimo. Eccolo qua, cioè no, non è un Mac Mini, questo è un Apple TV, però è simile. Allora, il Mac Mini è esattamente come questo, cioè è un Apple TV un po' più grande, una scatolina, vedi? Una scatola, ed è un computer, cioè praticamente in questa scatola, al posto che TV c'è solo la mela, però più o meno è come questa, in questa scatola c'è un computer. Un computer anche abbastanza potente, non potentissimo, però abbastanza potente. Tu prendi questa scatola, la colleghi a un monitor e hai un Mac. È un Mac in scatolato, un Mac in una scatoletta praticamente. La cosa bella è che si può aprire, dal sotto si può aprire, e quindi puoi cambiarci i pezzi, puoi upgradarlo, è molto personalizzabile come hardware. Se vuoi avere un'idea, è molto simile all'Apple TV di prima generazione. Questo è un Apple TV di terza generazione. Tu vatti a guardare un'immagine dell'Apple TV di prima generazione ed è molto simile al Mac Mini, oppure cercati direttamente un'immagine del Mac Mini. Comunque è molto simile a questa scatoletta. Ciao Geek, mi potresti consigliare delle ROM per Galaxy S5? Allora, ti dico che proprio ieri ho installato su questo S5 la Omega ROM, come vedi anche con il suo kernel proprietario, non so se vedi, cioè tipo il fuoco dovrebbe stare più o meno qua. Vedi che ho installato la Omega ROM. Allora, Omega ROM l'ho provata ancora poco, ovviamente. La prima ROM custom che ho installato su questo S5. Il tempo di boot è buono, si è già acceso. Però, appunto, per quel poco che l'ho provata mi piace molto, mi piace veramente molto. Niente da dire, è anche meglio secondo me della ROM stock. Ho avuto qualche problemino con le GAPS, con le G-Apps, quelle di Google. Però questa Omega ROM, per dire, ti consiglio di provarla. Come uno di voi mi aveva consigliato, ho anche installato Exposed, però non ho capito bene cos'è, poi dovrò smanettarci un pochino. Insomma, sto cominciando ad hackerare un po' questo S5, ho installato Exposed, ho installato il root, ho installato la custom recovery e ho installato la Omega ROM. Ti dico, appunto, questa Omega ROM mi intriga, per adesso non ci sono particolari problemi, la testerò, magari mettete pollice in su se volete una recensione della ROM. Niente, appunto, ti ho detto, a parte qualche lag, qualche crash con le G-Apps, per il resto questa Omega ROM mi sembra stabile e anche un pochino più veloce della ROM stock, anche perché per adesso non ci sono molte altre ROM per i Galaxy S5. Intanto provo questa Omega ROM, che mi sembra abbastanza buona, anche se non cambia molto dalla ROM stock. Però, boh, provala.
Quindi ragazzi, anche questo Q&A finisce qui, io spero che come sempre vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace che per me è importante vedere i mi piace perché so che il mio lavoro è apprezzato e mi sto dilungando troppo. Comunque, vi ricordo anche di seguirmi su Twitter e su Facebook, tutti i link vi lascio giù in descrizione. Vi dico ragazzi che in questo periodo sto avendo dei problemi con il Mac, cioè tipo in questi giorni l'ho formattato 4 volte e adesso sto facendo la quinta formattazione, quindi appena posso edito questo video, spero di farlo uscire entro lunedì, quindi entro oggi, però non vi prometto nulla, se lo vedete online significa che mi sono ammazzato di editing. Quindi ragazzi, iscrivetevi al mio canale, un grande saluto, ciao a tutti!